Secondo alcuni siti web, nata a Firenze, Vittoria Puccini si è diplomata al Liceo Classico Michelangelo di Firenze e poi ha tentato la strada della giurisprudenza iscrivendosi all'Università di Legge. Però la sua strada era un'altra. Infatti, dopo non aver dato alcun esame, decide di abbandonare la scuola e decide di trasferirsi a Milano per intraprendere la carriera di modella, che però si trasformò in quella di attrice. Nonostante il successo e gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni, Vittoria Puccini ha dovuto affrontare un lutto che ancora oggi non ha superato. Ha perso sua madre nel 2011, quando lei aveva appena 30 anni. Oggi, a distanza di anni, la Puccini ai microfoni di Grazia ha rotto il silenzio ed ha raccontato cosa prova. Quando accadono questi traumi, si crea un vuoto che non si riesce ad accettare. Non è possibile elaborarlo del tutto, ma ho capito che è giusto concentrarsi sul bene che mi ha dato, è un modo per dare senso alla sua vita. Perdere una madre prima del tempo è un dolore che fa crescere. Ha poi aggiunto, è come se ci fosse stato tra di noi un passaggio di consegne. Improvvisamente ho avuto la consapevolezza che tutto quello che mi aveva trasmesso era un'eredità che dovevo assolutamente far rivivere, come donna e come madre, a mia figlia.